Qui abbiamo tre LED, uno blu, uno verde e uno rosso. Accendiamo ad esempio blu. Accendiamo il blu e se fossimo nel buio completo vedremo l'ombra nera e lo schermo illuminato di blu. E la stessa cosa la facciamo col verde. Il discorso non cambia. Noi lo vediamo un po' meglio perché siamo più sensibili al verde del blu. E qui c'è il rosso, stesso discorso, abbiamo l'ombra nera. A questo punto spegniamo tutto, poi accendiamo i tre colori e vediamo che lo schermo è bianco. Quindi si può introdurre il discorso che nell'occhio abbiamo i coni, uno sensibile al blu, uno al verde, uno al rosso, che in questo momento guardando lo schermo vengono bombardati dalle tre luci contemporaneamente con tre ampiezze diverse. E quindi agli occhi arrivano tutte e tre le luci, però noi non le vediamo qua. Regolandole si può fare un bianco più caldo, più freddo, tendente al giallo o meno, secondo i gusti. La luce arriva agli occhi, ma il nostro cervello prende i tre segnali, li mescola e ci dà questa sensazione di bianco. A questo punto facciamo un esperimento semplice. Mettiamo il nostro ostacolo qui in mezzo. Accendiamo le tre luci e vediamo che le ombre sono sparite e ci sono dei colori. A questo punto si può chiedere il perché. Ad esempio, il blu illumina tutto. Però cosa succede? La luce che va in questa direzione non arriva dove si vede il giallo. Quindi là il blu manca. Ci sono soltanto il verde e il rosso. La controprova, spengo il blu, lo sfondo diventa tutto giallo. Per il verde si dice la stessa cosa, in quanto l'ombra proiettata, questa è quella che prima era nera, adesso è diventata di questo colore, mi pare magenta, perché il verde lì non arriva e si fa la controprova e si vede. Lo stesso con il rosso qui manca, abbiamo il ciano, tolgo il rosso e tutto lo sfondo diventa ciano. Poi la cosa stupefacente quando facevamo vedere questa cosa è che il giallo non c'è tra le lucine. No, non c'è. Come faccio il giallo? E tutti ti dicono, ma il giallo è un colore primario, non si può fare. E invece lo si fa. Cioè, il giallo è un colore dell'arcobaleno, quindi esiste la frequenza del giallo, la lunghezza d'onda del giallo, ma noi riusciamo in questo modo a percepire il giallo pur non essendoci minimamente la lunghezza d'onda del giallo. È tutto dato dalla risposta dei nostri recettori sulla retina e da come la risposta viene elaborata dal nostro cervello. Questa è quella che si chiama mescolanza additiva della luce, quindi io aggiungo luce. Che è completamente diversa da quella che provano a scuola quando usano le tempere e le matite colorate. Esatto. Quelle sono mescolanze sottrattive. Quindi noi quello che facevamo era mescolare delle luci di un dato colore e far provare ai ragazzi di mescolare delle tempere di quello stesso colore e il risultato era